Buongiorno San Diego, come state? Una domanda un po' scomoda, di questi tempi, me ne rendo conto. Io sono Manuel Camia, sono un regista di Plastic River e in teoria oggi avremmo dovuto passare la giornata insieme. Invece, come vedete, sono ancora qui a Calderaro, che è il mio piccolo paese alle porte di Milano, in Lombardia. So che molti associano la Lombardia alla moda, piuttosto che al nostro modo di lavorare o alle nostre bellissime città. Ecco, però purtroppo il mondo nelle ultime settimane è tornato a parlare di noi per qualcosa di sicuramente meno gratificante. Siamo infatti uno degli epicentri più colpiti da questa grave crisi che è il Covid-19. Mentre vi parlo so bene che l'emergenza si è andata a distribuire ormai su gran parte del globo e che sta colpendo duro anche lì, negli Stati Uniti. Per questo motivo, e per il poco che conta purtroppo, vi mando un grande abbraccio. Quello che però voglio dirvi è che quando ho visto le prime immagini delle persone che si chiudevano in casa in Cina e poi ho visto accadere sotto i miei occhi la stessa cosa in Italia e via dicendo nel resto del mondo, ho scoperto quanto in realtà già sapevo. Siamo tutti estremamente connessi. Ora, mi rendo conto che questa frase non brilla per originalità, anzi, molte volte ne abbiamo anche abusato, forse perché è sempre stata ribadita senza la necessaria consapevolezza. Consapevolezza che spero. Ma credo anche questo periodo di forzato isolamento, di sofferenza che è la quarantena, possa perlomeno insegnarci. Quando parlo di connessioni faccio riferimento spesso a un tema, che è quello ambientale. La causa ambientale è qualcosa che ho sposato in prima persona e che nell'ultimo periodo ho provato anche ad approcciare attraverso il mio lavoro. Per tutte queste ragioni, essere qui al San Diego Italia Film Festival in una giornata iconica come quella dedicata alla Terra è motivo di grande soddisfazione per me. La scienza è stata chiara, serve un repentino cambio di marcia. Attuare una nuova politica ambientale che sia sostenibile non è più qualcosa che possiamo vedere come accessorio o secondario, tantomeno nuovamente posticipabile. Prima di salutarvi e di lasciarvi alla visione del documentario, vi chiedo però un ultimo favore, quello di prestare attenzione a quei paesaggi, quegli scorci che vedrete sullo sfondo della strada di Tiberio. Ecco, in quei pochi fotogrammi c'è un assaggio di Lombardia, la terra a cui prima facevo riferimento. È una terra che purtroppo nelle ultime settimane non ha mai smesso di sanguinare, ma che non si è mai arresa. È la terra dove sono nato e dove vivono la maggioranza delle persone a cui tengo. Ecco, per me poterla condividere e raccontare per la sua bellezza in un momento così difficile è qualcosa di speciale. Per questo vi ringrazio nuovamente e vi auguro una buona visione. Mi raccomando, prendete cura di voi in questo periodo assolutamente folle. Speriamo di vederci presto. Un saluto dall'Italia e da Calderara. Ciao!